donna, vita e libertà. Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Angela Petrillo e sono da poco stata eletta RSU la Campari di Novi Ligure, in provincia di Alessandria. È una grande emozione essere qui oggi, nonché un onore, dato che non capita tutti i giorni di poter essere davanti a una platea così importante, per dire ciò che si vive e ciò che si pensa. Sono giovane, ma ho già fatto molti lavori. Ho provato a cercare il mio futuro subito dopo il diploma all'istituto pedagogico. Ho fatto l'educatrice in una cooperativa in una condizione di precariato che non mi rendeva indipendente. Ho provato a cercare soluzioni più stabili. Ho fatto la barman, in verità bar lady, la commessa, l'addetta al confezionamento in un'azienda di cioccolata, dove era la linea di confezionamento che inglobava me e dove quindi ero parte integrante umana di un macchinario che faceva scatole di cioccolatini. Era un'azienda che ancora oggi assume le lavoratrici stagionali con mansioni di addetta alle pulizie. Non era per me. Poi due grandi aziende alimentari del territorio attingevano a piene mani da agenzie di somministrazione. Mi sono iscritta in una di queste ed è così che sono entrata in Campari, naturalmente nella linea di produzione più obsoleta che c'era e che c'è ancora adesso. Nella fabbrica di cioccolatini era la macchina che controllava me, qui il contrario. Dopo un anno sono stata assunta con contratto a tempo indeterminato, part-time verticale, 7 mesi di lavoro garantiti all'anno. Qui mi sono iscritta alla CGIL perché un'iscritta storica a questo sindacato mi ha avvicinato porgendomi la delega. A dire il vero, ci aveva provato anche un delegato della UIL. Chiesi di che colore fosse il suo simbolo e mi rispose blu. E io gli dissi: io amo il rosso e quindi mi sono iscritta alla FLAI CGIL. Dopo essermi iscritta mi sono resa disponibile ad ascoltare le esigenze delle colleghe e dei colleghi. In prima battuta con quelli che come me avevano un contratto atipico e quindi per l'azienda non meritevoli del giusto livello di inquadramento. Come ho detto all'inizio, mi sono candidata alle elezioni dell'RSU e sono stata eletta con il maggior numero di preferenze nella FLAI CGIL, l'unica donna RSU. Questo mi dà coraggio, ma allo stesso tempo mi fa sentire addosso una grande responsabilità. Lotta alla precarietà, sicurezza sul lavoro, salario, diritto alla formazione e allo studio, riduzione dell'orario di lavoro, conciliazione di tempo libero, dei tempi liberi di vita. Insomma, più tempo libero per noi. Questo va fatto. Da delegata, la prima cosa, infatti, che mi sono ritrovata ad affrontare è stata la richiesta di una giovane mamma che mi ha chiesto di poter avere il part-time affinché potesse prendersi cura del proprio bambino. Oggi mi trovo in difficoltà, ma non demordo, e lo dico qui, anche se l'azienda non ci ha ancora degnato di una risposta. Quante donne oggi lasciano il lavoro esasperate fra incombenze familiari, costi degli asili nido o babysitter? Non è accettabile, ma sono sicura che un passo alla volta tutti assieme possiamo farcela. E lo dico a voi, popolo della CGIL di cui faccio parte, uniti e non divisi, ogni giorno un passo avanti. Lotto perché ci sia un processo di cambiamento. Cerco di cambiare le cose raccontando la storia di una giovane donna che si unisce ad altre donne e uomini contro il lavoro precario per un lavoro dignitoso e stabile che permetta di costruire una famiglia e, se il destino lo vorrà, avere anche dei figli. Questa è la mia storia, una fra tante. Immagino la nostra CGIL come una grande mano, con tante dita. Se queste dita le chiudiamo tutte insieme, la mano ha più forza per respingere chi ci vuole opprimere. Donna, vita, libertà. Grazie e buon congresso a tutti.